mi fa impazzire. E allora noi abbiamo le idee già fatte, progetti, li sommergiamo di progetti. Una delle stelle è l'acqua pubblica. In 60 comuni oggi, l'ultimo quello di Torino, i comitati, i cittadini come voi, hanno fatto tanto, hanno raccolto firme che hanno obbligato la sinistra, quella data dagli operai, il Chiamparino della sinistra, la Bresso, i ex sindacalisti. Hanno obbligato a fare una legge, a mettere nello statuto dei comuni, quello di Torino ultimamente, due righe: l'acqua è un bene pubblico, non si può cedere né dare a nessuna società privata, rimane pubblico. E guardate che speculano sulle parole, ti dicono che la sinistra specialmente ti dice: guarda che noi non vogliamo privatizzare l'acqua rimane pubblica, la diamo in gestione a una multinazionale, la diamo il know-how a una... Vabbè, lasciala lì, cosa... la diamo in gestione. Il problema è che l'acqua non è pubblica o privata, sono i comuni che sono privatizzati. I comuni sono già privatizzati, l'avete capito o no? Un comune è già una SPA con dentro, non un sindaco, un amministratore delegato. Le vostre regioni sono SPA con gli amministratori delegati che sono pieni di debiti dalle gestioni precedenti e allora devono coprire i debiti, giocano in borsa con i soldi nostri, comprano i derivati nelle banche. Il San Paolo è il vostro sindaco, lo capite sì o no? Italiani! Allora ecco che devono cedere il territorio e non sappiamo niente, i cittadini sono estromessi, facciamo il referendum con 350.000 leggi popolari, facciamo un referendum con 1,5 milioni di persone, li mettono, facciamo un referendum contro il nucleare, ci vogliono fare 5 centrali nucleari, non contiamo più niente, è possibile che il nostro rapporto con le istituzioni è un carabiniere o un poliziotto antisommossa e non si può parlare con nessuno, ma è possibile! Bene. Allora, io quello... Non fate così. Non fate così che poi mi monto la testa. In casa sono... Allora, il discorso. Non vedrete mai un politico venire qua a scendere in mezzo a voi. Come non vedete mai un politico andare a fare la spesa, andare a prendere suo figlio all'asilo o prendere un mezzo pubblico. Non li vedete mai. Girano con le guardiaspalle, la scorta, la Digos, perché hanno paura dei cittadini. E quando un politico ha paura dei propri cittadini è morto, stramorto. Fine. Bene. Come fare una casa passiva, come fare la raccolta differenziata, qui ci siete al 25%, buttate l'immondizia qua al 19-20%, ma non è questo. So che è scomoda la differenziata, ma deve essere incentivata. Incentivata significa che se tu la fai paghi meno di tasse sulla spazzatura, se non la fai paghi di più. Se non c'è questo, allora andate a vedere, noi replichiamo le esperienze positive attraverso la rete, si replicano le cose. A Vedelago c'è un centro dove un privato va a prendersi la spazzatura a sue spese, è un privato, a sue spese prende i sacchetti di 90 scuole, di 60 comuni, li porta nel suo centro, c'è un sistema, vende la materia prima secondaria dei sacchetti che trova, è quello che ha, la macina, fa le piccole cose per l'edilizia e ricicla il 95% dei rifiuti, il 95% si chiama Vedelago, andate a vedere su Google, Vedelago, Google! Ho visto l'espressione di terrore Google, perché scoprono la rete adesso, i pensionati fanno finta di scoprire la rete, perché i pensionati sono quelli che girano in rete più di noi, più di voi, perché non dormono, perché hanno il tempo, di notte sono lì che chattano di notte e vanno in quei siti, non fare quella faccia di dire che non ci sei mai stato su quelle cosine così, sanno tutto sui farmaci. Tutti i vecchi sanno, prima del farmacista, vanno dal farmacista incazzati, dicono: è uscito lo Zyklon 4, 3 mg, come mai non ce l'ha? E il farmacista dice: ma chi gliel'ha detto? Google! E allora noi abbiamo idee su come fare la differenziata,
riutilizzare, fare meno rifiuti, riciclaggio alla fase terminale, non fare il primo imballaggio, il secondo imballaggio, il sacchetto di plastica, produrre cose che non fanno rifiuti ma che si possono riutilizzare e che si possono riparare. È un momento straordinario, l'economia ci dà una batosta pazzesca, è il momento di cambiare quello giusto, riconvertire le produzioni, non si può investire in posti auto o nell'automobile che è finita da 10 anni, non si può investire nell'energia nucleare, sono dei malati di mente, il nucleare è solo militare, ce la Sarkozy, è lui che vi viene a fare 5 reattori da 5 miliardi di euro e saranno pronti tra 20 anni se investissimo la metà di quei soldi in energie rinnovabili, cioè geotermico, idrico, eolico, pannelli fotovoltaici, noi avremo il triplo di lavoro, il lavoro in quel settore lì, non nelle centrali nucleari, nelle biomasse, non abbiamo bisogno di energia! Abbiamo bisogno di efficienza energetica, sistemi di efficienza, fare rete con l'energia. E queste sono le no. Allora per fare rete abbiamo bisogno di conoscenza, la conoscenza è un'altra stella. C'è l'ingresso a internet libero e gratuito, cioè internet è dell'umanità, non è di un SPA, devi avere l'accesso libero e gratuito e poi paghi i servizi che trovi, quindi abbiamo la conoscenza portata di mano e ce la bloccano 10 minchioni di capitalisti con le pezze nel culo che prendono queste tecnologie meravigliose e le bloccano, e sono sempre gli stessi che si spolpano questo paese, sempre gli stessi, andate a vedere Mediapolis, andate a vedere dove fanno le strade, le autostrade, sono sempre loro, il Tronchetti Provera, Caltagirone e Benetton, sono sempre quelli, sono malati di mente, perché uno che ha partecipazioni nelle banche, nei giornali, nelle scuole, negli aeroporti e in televisioni, sei malato, vuol dire che lavori 23 ore al giorno perché in casa tua non ti sopportano più. E allora con chi vi cambiereste? Con chi vi cambiereste? C'è uno come... Che esempi abbiamo? Pensate a un imprenditore qui vicino, pensate a Adriano Olivetti, che conosceva a nomi tutti i suoi impiegati, tutti i suoi operai, tutti, si sarebbe tagliato una mano prima, piuttosto di licenziare una persona, una mano si tagliava, quelli erano esempi, parlo di Piaggio, parlo di Costa, i grandi, chi abbiamo adesso? Dei rapinatori, delle zecche che fanno SRL e smembrano le aziende, le succhiano dall'interno e le lasciano nelle carcasse. Basta, basta, non abbiamo più niente da perdere.